buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti in uno dei percorsi itineranti della Global Art di Rosa di Donna. Siamo qui alla sesta edizione della sfida tra talenti. In questi vari percorsi itineranti, quali quelli di questa bellissima pittoresca Torre Pelosa, si svolgerà stamattina la globalizzazione dell'arte. La globalizzazione della donna in particolar modo, perché rappresenta proprio la donna stessa e arte e rinascita. Oggi abbiamo quindi, come vi stavo dicendo, la sesta edizione della sfida tra artisti, che non è un duello, ma è scoprire qual è la corrente a cui non è praticamente arrivare a capire qual è la corrente a cui appartiene un'opera d'arte. Queste opere d'arte sono visibili qui sopra, sulla Torre Pelosa, dove c'è un variegato di artisti che hanno subito un'evoluzione grazie alla dottoressa Rosa di Donna, che nei vari percorsi itineranti ha innalzato la loro, capacità di regalare emozioni. Quindi sono veramente pittori che regalano emozioni attraverso il colore dei loro dipinti, che anche il colore stesso rappresentare un sentimento. La sfida tra artisti, dicevo, è scoprire opera per opera che corrente appartiene, non è qual è la propria corrente. Quindi ad esempio io vedo quello che è un prisma di visionismo, un'immagine concettuale, un'immagine figurativa, ma è nello stesso tempo seguire una corrente. Quindi consideriamo il fine della sfida tra talenti, si tratta di tante correnti dalla nostra parte, quindi realizzare in quella opera d'arte ciò che noi vediamo. Ora lascio la buonanotte a Elisa Silvatici, che ci spiegherà la donna nella globalizzazione. Grazie di questo cortese invito. Quando ieri Rosa di Donna mi ha ringraziato della partecipazione, di aver fatto relazioni critiche su ciascun quadro, dicendo per ognuno anche la tendenza pittorica che avessero, io ho detto, dico, non devo ringraziare, non mi dovete ringraziare, sono io che devo ringraziare voi per l'emozione che mi date vedendo tutti questi lavori. La donna nella globalizzazione, ecco, un termine che forse non si accetta molto, perché globalizzare significa anche appiattire quelle che sono le nostre tendenze, le tendenze di ciascuno di noi, per cui ognuno deve affermarsi nel proprio contesto come meglio può, e anche questo è uno stimolo di vita. L'arte poi, io penso che tutti abbiamo sentito parlare della maieutica, ovvero Rosa di Donna per me rappresenta la maieutica dell'arte, perché noi, a parte il fatto mitologico di Zeus che si è sposato e ha dato origine alle muse eccetera, io vado molto a quello che è stato un insegnamento di Socrate, uno dei maggiori filosofi dell'antichità. Lui perché ha studiato e ha composto dei libri, li ha scritti sulla maieutica? Perché la madre era ostetrica, quindi lui aveva avuto l'incarico, diciamo, divino di poter assistere a questi eventi, ma di non poter partecipare, giustamente. Però la maieutica non è solo femminile, è tutto ciò che simboleggia l'arte. E l'arte per me è rappresentata da Rosa di Donna, che nel suo percorso artistico, che ho seguito da oltre 10 anni, ha dimostrato di dare un grande input agli artisti, non solo perché li porta in giro per tutto il mondo, ma anche perché organizza queste serate o queste riunioni come quella di oggi in posti veramente eccezionali, come questa Torre Pelosa, che veramente è una chicca di storicità, commuove, e non c'è migliore alveolo per tutti i suoi lavori. Rosa di Donna è una donna poliedrica, veramente, che ama l'arte e si mette anche in discussione lei stessa, veramente una donna ammirevole, ed è di prestigio poter dire, da parte dei pittori e anche da me stessa, di essere presente in queste sue manifestazioni. Grazie di avermi ascoltato e grazie a Rosa di tenermi sempre presente in questi percorsi emozionanti. Grazie Baronessa di Stasipati, grazie a te, critica grazie. Letteraria. Grazie. Grazie Baronessa, grazie ancora. Parlavo proprio della donna nella globalizzazione, che è vista nelle varie sfaccettature del tempo che passa, a partire dal 700 fino ad oggi. La prima dama a prendere il sopravvento è la piccolissima e bellissima Desirée Rose di Ciolla, insieme.
dama, Immacolata Antonacci. Grisa.
tutti gli abiti sono realizzati dalla nostra grande artista Rosa di Donna, che nel tempo ha sviluppato vari percorsi artistici in evoluzione, sia con le opere d'arte che con gli abiti. A completare l'epoca del Settecento abbiamo Teresa Le Grottaglie. Non è soltanto musica, poesia e danza, ma c'è anche il nostro attore palesino Vito Amati. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. Dalla costola dell'uomo è stata creata, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco, per essere uguale, un po' più in basso del braccio, per essere protetta, dal lato del cuore, per essere amata. La maieutica dell'arte. Il grande Zeus, padre degli dei, amò Mnemosine. Da quella unione nacquero le muse. La scintilla divina illuminò la memoria e la mente, e questa partorì l'arte. Il mito descrive con estrema semplicità uno dei miracoli più straordinari della nostra umanità, la capacità di generare, o meglio partorire, un'opera d'arte. Partorire. Questa è la parola chiave. Generare una nuova creatura attraverso il dolore del travaglio. Travaglio che tutte le donne che hanno generato hanno provato. Travaglio che tutte le menti che hanno creato hanno sperimentato. Non ha assoluta importanza che queste menti siano incardinate in un corpo di maschio o di femmina. Il processo è sempre identico. L'illuminazione divina feconda la mente di quegli uomini e donne capaci di farsi utero per accogliere quella scintilla, fecondante l'uovo dell'immaginazione, per dar vita ad una nuova creatura, viva, palpitante. L'arte è femmina, qualcuno penserà. L'arte non ha genere, ma sicuramente originata da quella mente che è capace di farsi femmina, capace attraverso un atto d'amore di dare vita alla vita. Non è possibile a questo punto non ricordare i nostri ultimi tempi, tremendi, spaventosi, dolorosi.
tempi che hanno segnato in maniera indelebile le nostre vite. Il male ci ha privati delle nostre abitudini, ci ha allontanati dai nostri affetti, ci ha intimoriti e ci ha isolati, ma chi ha saputo tenere la propria mente fertile, pronta ad accogliere l'attimo illuminante, ha partorito, attraverso un dolore mai provato, nuove opere, nuove forme che hanno solo un solo comune denominatore: la speranza. Adesso diamo la parola a Giorgia Battolo e ci deve dire che cosa ci combinerà, cosa ci farà vedere. Buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui a Rosa di Donna. E noi vi presenteremo un brevissimo assaggio di quello che è la danza e la musica flamenca. Il flamenco nasce in Spagna, nell'Andalusia, e nasce da contaminazioni artistiche, sonore, ma anche culturali. Quindi il nostro è un messaggio aperto a tutte le contaminazioni culturali, allo spostamento dei popoli e allo spostamento e all'unione delle culture. Grazie. E anche Giovanni Cerasoli ci deve dire qualcosa con la chitarra flamenca. Ho la chitarra flamenco, che è appunto una chitarra come una chitarra classica, ma che ha delle tecniche di liuteria leggermente diverse e una tecnica esecutiva differente. Poi abbiamo il tres flamenco, che è la metamorfosi della chitarra attuata a Cuba, che è una chitarra con le corde di metallo e tre cori di corde. E sono seduto su un altro strumento, che è il cajón, che è una percussione che nasce dall'utilizzo da parte degli schiavi neri delle casse della frutta, quelle proprio della verdura di legno, come percussione, che poi si è evoluta in uno strumento vero e proprio, quindi nasce come oggetto usato per suonare per chi non aveva più dei tamburi e diventa poi uno strumento a sua volta ed è stato introdotto nel flamenco da grande Paco de Lucía. Thank you.
Thank you.
ballerina Giorgia Battolo ha dato proprio l'idea del flamenco sia fisicamente che da un punto di vista artistico, è un qualcosa di meraviglioso, accompagnata dalla bellissima chitarra flamenca di Giovanni Ceresuoli, e insieme sono un mix vincente di flamenco puro. Ringraziamo ancora lo staff della Global Art con la dottoressa Rosa Di Donna, ideatrice di questi eventi artistici unici, insieme a Fedele Di Ciolla, coloratatv.it, regista Vito Giuspotenza alle riprese, e Nick Reale, montatore e collaboratore di Colorata TV e tecnico del suono. Un applauso a coloratatv.it. Adesso passiamo a un'altra forma di arte spettacolare che è rappresentata dalle poesie di Diego Iurilli. Le poesie di Diego Iurilli sono parte integrante del momento storico che stiamo attraversando, quale la pandemia, come anche sentimenti sull'amore e sentimenti autentici che fanno parte proprio dell'individuo, e sono interpretate da due persone spesso presenti in questi eventi artistici della dottoressa Rosa Di Donna, che sono Michele Arcangelo Armenis. Lui è una promessa come attore in un film, come doppiatore, e insomma artista a 360 gradi anche lui, e interpreterà delle poesie di Diego Iurilli. La donna è l'amore, copre col fascino verità nascoste, tese a raggiungere il preciso obiettivo, per dare vita, con l'aiuto di Dio, ad un edificio d'amore con altre creature. Il fuoco dell'anima, colto e raccolto in silenzio con la sua anima, crea ed innesca su una idea in poesia la scintilla, che alimenta la fiamma finché arda il fuoco delle emozioni, che non smuove i cuori di pietra e attiri altri con lenta fiammella. La cultura è un trionfo sulla via del tramonto, aver potuto cogliere e trattenere quell'attimo coltivato e portato con la cultura al traguardo che mi ha colorato con soddisfazione il sapere raggiunto. Facciamo un applauso a Michele Arcangelo Armenis. Adesso abbiamo, grazie Michele Arcangelo Armenis, lo vedrete anche in TV prossimamente, e con lui ho condiviso una fiaba di Natale per Santa Claus, sempre con le riprese di Vito Giuspotenza insieme a Nick Reale. Adesso abbiamo la nostra professoressa di italiano, Mariella Restingi, che interpreterà altre poesie bellissime di Diego Iurilli. Il fuoco rimedia a noi con soddisfazione le uggiose giornate della lunga invernata, a scaldare le membra grinzite del vecchio fornaio, sempre solerte, pronto all'impasto, caldo e dorato del pane, che sarà, quando sfornato, reso bollente dalla fiamma ardente, bontà che rende al palato il quotidiano alimento. Attorno al cammino a tenere unito l'umore che accorda il focolare, l'intesa che lega e armonizza in un mondo che tende a disgregare la famiglia, che perde e ricorda le lontane abitudini con gli allietanti affetti. La primavera ridona fogliame alle chiome con fresche ombre tra i raggi di sole, dove sui rami abbarbicate cicale a cantare, col piacevole sibilo di ogni volatile sugli alberi fermi in concerto. La donna, voluta da Dio, l'uomo compagna, arca sicura, che con amore la prole genera, e il male, se non attenti, con niente degenera. Grazie. Complimenti a Diego Iurilli, che veramente dà libero sfogo con la sua espressione della poesia, dove c'è sentimento, arte, e c'è proprio la donna, quindi l'arte è femmina, l'arte è donna, che, perché partorisce il parto dell'arte, e la creazione della donna si rappresentano come un'espressione d'arte. Continuiamo con delle poesie, perché anche la poesia è arte, e voglio comunque ringraziare ancora le modelle che hanno accompagnato tutto ciò che ha rappresentato la donna nel susseguirsi del tempo che passa dal 700 ad oggi. E voglio ringraziare Daniela Peschechera. Un applauso a queste bellissime modelle. Maria Laruccia, Loredana Zaccaro, Luisa Ziclauri, Immacolata Antonacci, Rosangela Massarelli, Mariangela Gattagrisa,
e Teresa Regrottaglia, tutte loro hanno dato origine a quello che è la donna nel Settecento con il tempo che passa, grazie agli abiti splendidi della dottoressa Rosa Di Donna, che è curatrice della Global Art e di tutto lo staff insieme a Fedele Di Ciolla, e la dama principale, bellissima e tenerissima, la piccola Desiree Rose Di Ciolla. Allora, detto questo, possiamo andare avanti con la poesia. Questi sono i miei pensieri notturni, questa è una più sull'amore, enfatizza l'amore e quando si vive un amore splendido. Ora sei tu quel sole che illumina la mia vita, è un sole unico, esattamente come quello di oggi, perché è un sole passionale e romantico, è goloso d'amore ed è accecante, è il sole che ti capovolge i sensi, trasformando i giorni insieme in una favola meravigliosa, proprio come un'orchidea blu, perché l'orchidea blu è comunque una pianta molto rara, però esiste. E fu ora che il mare chiese al sole: tu lasceresti il cielo? E il sole rispose: non potrei vivere senza il cielo, un cielo immenso illuminato da una stella misteriosa. Quest'altra poesia sono dei miei pensieri notturni, si intitola così perché sono stati scritti di notte pensando a qualcosa che non si sa se mi appartiene oppure no. Miei pensieri notturni. Ed è a quest'ora della notte che la mente si scatena e ti chiede di scrivere con la sua anima. Ha sete di affetto, si rifugia nel silenzio che parla anche quando tace, esattamente come il mare, che quando fa silenzio fa un rumore dolcissimo e avvolgente. Attraversa il sogno e ritrova i miei pensieri tra le stelle. Guardami sotto la luce della luna. Ti accorgerai dell'infinita voglia di averti nel mio cuore, nell'infinita voglia di rapire la tua anima e farla mia per sempre. Sarà l'alba a regalare al cuore le emozioni del tuo sorriso e il canto dolce della tua voce. Sarà il tramonto a raccontare l'indimenticabile bellezza del tuo viso. Eccolo il mare, vedrà riflessi l'abbraccio di quell'amore tormentato e unico. Questa è un'ultima poesia che ho scritto l'altro ieri. Si intitola Perché i tuoi occhi sono il mare. Quindi io, guardando una foto del mare sul lungomare di Bari, ho pensato questo, anche quello di Torre a Mare. Questo bellissimo tramonto mi ha accompagnato per tutta l'estate, facendomi compagnia durante la sofferenza, il dolore, l'amore incondizionato, pensando ad una vita vissuta come una regina e ad un presente pieno di speranza che tu possa sprofondare come un'emozione fortissima nel mio cuore, unico nei miei occhi come il sole e intenso nella mia anima come il mare, perché i tuoi occhi sono il mare. E adesso c'è un'altra bellissima forma d'arte che è rappresentata nella chiusura di questo vernissage dalla danza del ventre, grazie alla nostra curatrice, la dottoressa Rosa Di Donna, Teresa Regrottaglie. Adesso lei, oltre ad essere avvocato, ha questa bellissima passione per la danza del ventre, che nasce da quando? Allora, io sono 10 anni, buongiorno a tutti innanzitutto, sono 10 anni che pratico la danza del ventre e l'ho conosciuta per caso, perché facendo zumba o danzi caraibici, un giorno alla scuola di ballo venne questa maestra di danza orientale. Siccome sono sempre stata affascinata comunque dall'Oriente, ho voluto provare. Provando non l'ho lasciata più, quindi sono 10 anni. E ho avuto anche una maestra grandissima, una professionista, gentile, buona, praticamente un'amica, Noima Imaggi, che mi ha insegnato tanto. E voglio dire che questa è una danza che non ha fisicità, non ha età, per cui non bisogna preoccuparsi se si ha qualche chilo in più, se si è bassi, se si è alti. O se è, diciamo, di varie età, se non si è più giovani, perché è una danza che fa bene al fisico, all'umore, ti dà autostima, è una danza comunque per tutte, anche gli uomini la fanno, la danza orientale. Sì. Pochi, per le rare, lo fanno anche gli uomini. La maggior parte dei maestri egiziani, cioè, di danza orientale sono maschi. Fantastico, quindi ecco che si va a completare la globalizzazione della donna anche con una grandissima forma d'arte che anche oltre al flamenco che abbiamo visto meravigliosamente interpretato da Giorgia Bartolo con l'accompagnamento della chitarra flamenca di Giovanni Ceresoli, abbiamo la danza del ventre con Teresa Regrottaglie. Un applauso caloroso va anche ad Amalia Perroni che ha condotto questa meravigliosa mattinata qui a Torre Pelosa. Un voglio forte per Amalia Perrone. Rosa, io con il tuo permesso coglierei anche l'occasione di salutare a Fedele, tuo marito, che ogni volta
ci mette la sua disponibilità, ma soprattutto di una pazienza illimitabile, e a tutto lo staff. E adesso lasciamo la bellissima Teresa Le Grottaglie con la danza del ventre. Grazie a tutti, buona giornata. Bravissima. In chiusura ringrazio le dame che hanno partecipato in questa splendida sfilata: Daniela Pestechera, un applauso, Mariella Ruccia, Loredana Zaccaro, Luisa Ziclauri, Immacolata Antonacci,